Ciao ragazze, bentornate, nuovo video. Allora, video haul, sono gli acquisti che ho fatto ieri. Come sempre il video non è in tempo reale, ovvero non so quando lo pubblicherò, quindi tenete presente un ieri da Instagram, quindi scoprirete la data. Allora, che cosa ho comprato? La Vice. Ho comprato la Vice 4. L'attendevo con ansia, non l'ho presa dal sito perché come imballano sul sito non mi piace molto. Mi è arrivata una volta una palettina rotta e da allora solo se sono disperata. E quindi sono riuscita a trovarla in negozio, eccola qui, quanto mi piace. Ah, questa fantastica pochettina. Sono troppo contenta. Emozionata. Allora, la palette in sé è allucinante, cioè è fantastica. Ha tutto questo, non lo so, questo ranicolo di raggi che non sono praticamente lisci stampati, sono tutti zigrinati, lavorati, è bellissimo, mi piace da morire. Quello che, non so, non mi... Una cosa che non mi è piaciuta, tra virgolette, se proprio dobbiamo trovare un punto negativo, è che non c'è scritto 4 sopra. Comunque, vabbè, uno se la ricorda e quindi... Allora, è un po' distrutta. Cioè, nel senso che ci sono... è un po' sporca di ombretti, però la palette in realtà è pulita. Cioè, non è rotta. Infatti l'ho controllata nel negozio, certo. Come riuscire a farvela vedere senza riflessi? Eccola qui, non so se si vede. Cioè, che vuoi dire? Proprio completamente senza parole. Eccola qua, forse così neanche. È troppo bella, sono troppo contenta. È bellissima. Sono dei colori meravigliosi. Io sono sempre in difficoltà con queste palette, nel senso che sono palette che non si fanno più dopo, sono limited edition, e quindi la uso o non la uso, la uso o non la uso, questo è il dramma, il dilemma. Comunque, Vice 4 anche quest'anno è andata, e quindi attendiamo la 5. Poi, sempre stamattina, sono andata ovviamente da Sephora a prendere la Vice, e mi hanno... fatto un regalone meraviglioso. Io ringrazio sempre Sephora perché con me il personale è veramente delizioso. Non solo mi sopportano, che vado lì tipo un giorno e gli faccio una lista infinita di cose e me le fanno trovare, quindi veramente un plauso al negozio. E mi hanno regalato questa scatola rosa bellissima, io già ne avevo una, ora ho la sorellina ed è piena di prodotti. Non so se riuscite a vedere, eccoli qui. C'è una miniatura di profumo, due miniature di profumo. C'è un prodotto di Make Up Forever, la sto guardando con voi in questo momento, quindi non so cosa c'è dentro, a parte le due miniature. Allora, c'è una polvere, Micro Finish Power Powder, ed è, penso che è la loro famosissima cipria bianca. Vabbè, ve lo faccio vedere meglio, dai. Allora, eccola qui, della Make Up Forever, penso sia la famosissima cipria trasparente, la devo provare. Poi abbiamo una miniatura di profumo, no, una miniatura, una fioletta di profumo, The Million. Eccola qui, devo vedere se sono da uomo o da donna questi prodotti. Poi abbiamo, cos'è? Un balsamo idratante, poi la miniatura di profumo, l'altra miniatura di profumo, poi c'è Estée Lauder Re-Nutrive Intensive Anti-Age Cream, che fa sempre bene, questa già va subito in bagno, domani mattina già spalmata. Poi mi hanno regalato mascara di Sephora, ovviamente molte di queste cose se faccio in tempo, nel senso che non le uso, che ne ho tantissime da usare, i campioni eccetera, come sapete io ve le inserisco sempre nei vari contest che faccio, vi aggiungo sempre un po' di campioncini. Attualmente, se siamo ancora a ottobre, nel momento in cui pubblico questo video, c'è il contest in cui vi regalo il rossetto di MAC. Non riesco a tirare fuori il mascara dall'astuccio, cioè non è incredibile, io sono proprio... negata con queste cose. No, vi giuro, non esce. Vabbè,
Vabbè, ragazze, è un mascara. Esce dall'astuccio. Questo lo distruggerò per tirarlo fuori, quindi non ci proviamo. Poi una maschera. Non so, una maschera. Devo tradurlo, devo capire. Cinese? Maschera perfezionante del colorito. Color control. Non... mi è nuova la maschera perfezionante del colorito. Devo leggere da qualche parte questa maschera che cosa fa. Perché la realtà è che non lo so. Va bene? Andiamo bene. I miei prodotti preferiti. Crema rassodante intensiva di Collister. E un gloss effetto bagnato. Volume immediato. Della Collister. Molto molto carino anche questo. Poi mi hanno regalato un gloss di Sephora. Questo se non ero già ce l'ho un altro. Il secondo che mi regalano lo metterò da parte per voi. E poi fondotinta di Giorgio Armani. Che sicuramente sarà scurissima. Perché i fondotinta che danno in omaggio per me non vanno mai bene. E poi un rossetto di Marc Jacobs. Se non erro anche questo già ce l'ho. Devo vedere se è lo stesso colore. Troppo carino la miniatura. Che non so come aprire. Ecco qua. Bellissimo questo colore. E questo lo dobbiamo provare. Purtroppo io sono sempre in serata oramai a farvi video. E quindi i colori, ahimè, non si vedono. Ma volevo realmente girarvi questo video. Purtroppo stamattina non sono proprio riuscita. E niente, questi sono tutti gli omaggi. Andiamo avanti con gli acquisti. Altrimenti, come sempre, tiriamo notte. E vorrei girare un altro video oltre a questo. Caduto qualcosa? No, la penna. Poi andiamo avanti. Ho comprato, sono andata alla Coin, ho comprato dei prodotti della Essence. Come sapete io compro sempre prodotti della Essence. Ed ho preso della collezione Mary Berry, la collezione natalizia. Ho preso 3 prodotti. Direte voi, come mai? Vi ho detto che mi sto limitando. Io realmente mi sto limitando. Ed ho preso un ombretto numero 01 The Perfect Dress, perché vivo sempre nella segreta speranza di ritrovare un ombretto dell'Essence che non si fa più, che era in linea, non in limited, quindi potevate evitare di toglierlo, che amo alla follia e che purtroppo non riesco a trovarne un pari. Non riesco a trovare un dupe, ma prima o poi lo troverò, perché voi lo sapete qual è, perché ve l'ho nominato in continuazione per secoli. Questo ovviamente non ci secca niente come colore, ma nel negozio sembrava molto simile date le luci, però comunque è carino, mi piace e quindi lo utilizzerò sicuramente. Eccolo qua, è molto bello, è un rosa, è... non lo so definire, un rosa champagne scuro, un rosa antico scuro, sì, ed è anche un po', secondo me, effetto shimmer, perché lo vedi, sì, un po' glitterato leggermente, speriamo che scriva. E poi ho comprato, sempre della Mary Berry, 2 rossetti. Ho comprato il numero 2, che è un color vinaccia bellissimo. Eccolo qua. Ed ha un finish lucido. Forse l'ho messo troppo su. Però mi rendo conto che proprio le luci, Vabbè, comunque, non riuscirete purtroppo a vederlo bene, ma è un bellissimo color vinaccia. E poi ho acquistato quest'altro, che è il numero 3. Ed è un rosso lampone. E mi sono informata, perché ancora non li ho provati, ed ha un finish opaco. Diciamo che io ero convinta che entrambi avessero un finish opaco. Se avessi saputo che solo questo era opaco, avrei preso solo il rosso lampone, perché ultimamente sono in fissa con i rossetti opachi, e quindi anche se questo non è opaco. Poi andiamo avanti, sempre della Essence ho acquistato, un'altra base. Perché un'altra? Perché ne avevo già acquistata una tempo fa, ma non ero certa di averla acquistata.
Non mi ricordavo, perché io ho messo molte cose da parte per farvi video. Poi, vabbè, questione videocamera, eccetera, eccetera. Quindi, questo è uno degli ultimi acquisti, cioè questi acquisti li ho fatti ieri, praticamente. Ma vi farò altri video, quello in cui vi farò vedere tutta la montagna di cose che ho acquistato addietro. Ed ho preso questo gel base coat che non va in lampada e dovrebbe essere una base per lo smalto. Spero di sì, perché quella che sto usando ora, sempre della Essence, ve l'ho fatta vedere, forse non mi ci trovo proprio bene, veramente non mi ci trovo bene. Smalto unghie base coat per effetto gel, senza lampada, speriamo che faccia il suo dovere. E poi ho fatto danno, sempre alla Coin, sono passata, finalmente arrivati, dall'espositore della Rimmel e vi faccio vedere che cosa sono riuscita a beccare, i nude della Nude Collection di Kate Moss. Allora, aspettavo questi rossetti da mesi e mesi, perché ovviamente li avevo visti in altri stati, in Italia arriva tutto più tardi, e non c'erano i tester, o meglio c'erano due tester, tre tester su cinque. I tre tester che ho visto mi piacevano, i due mancanti ero indecisa, poi ho detto vabbè, in fondo proviamo, male che vada, come si sa i rossetti si possono applicare con altri e cambiamo colore, oppure con una matita sotto, eccetera. Ve li faccio vedere. Allora, questi rossetti non hanno una coprenza proprio, diciamo, al 100%, e soprattutto tendono un po' a cambiare colore in base al colore di base delle nostre labbra, quindi se comunque, ovviamente a nessuno possono star bene tutti e cinque i rossetti, perché comunque un nude dipende dal nostro colorito, dal nostro sottotono, da come ci trucchiamo, da che colore mettiamo, dal nostro colore di capelli, quindi insomma ci sono 3000 variabili. Però ecco, appunto, uno magari se fa un errore nell'acquisto lo può variare. Io li ho presi tutti e cinque perché sapete che sono malata, sapete che sono fissata, sapete che amo i rossetti e che comunque prima o poi li uso perché ci cambio colore, quindi anche quelli che non mi stanno bene, bene o male, li adatto. Ho avuto una triste scoperta quando li ho comprati e quando li ho aperti. Due di questi rossetti sono mozzati, nel senso che forse quando li hanno scocciati per non farli aprire, giustamente, li avranno girati e quindi si sono un po' appiccicati. Di conseguenza io li ho comprati ieri, ma vedrete che è già super usato, ma in realtà non è super usato, sono in tappa. Eccolo qua, vi faccio vedere il mio rossettino mozzato. Allora, questo è il numero 40. Questo è un rossetto chiaro, è il 40, sì, è il numero 40. Questo è un rossetto chiaro, 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 super chiaro. È un rosa chiarissimo. Questo è quello che indossavo nel video di quale video? L'ultimo video prima di questo, quindi è facile, lo riconoscete facile perché l'ho girato ieri e avevo già provato questo rossetto, perché questi colori chiari. Comunque, effetto correttore, l'ho provato ovviamente di sera perché ho girato il video di sera, quindi non vi so dire un effetto alla luce del giorno. Diciamo che già di sera è, non ho nulla le labbra, ma quasi. Però mi piace molto, e in qualche modo riuscirò a variarlo. Poi il numero 42, eccolo qui, anche questo è lievemente mozzato, no, questo lo... sì, un pochettino mozzato, vabbè. Allora, il numero 42, questo è un nude molto freddo, sempre sul rosa, però è un nude, non molto, è un nude più freddo. E sicuramente sta bene con dei trucchi col marroncino, con dei toni quindi più caldi. È bellissimo, questo non l'ho ancora provato, ma mi piace un sacco, li ho solo sbucciati. Poi il 43, eccolo qua, bellissimo. Questo è un nude marroncino, sempre marroncino, però va un po' più nell'arranciato, un po' più, un tono un po' più arranciato caldo, più caldo del precedente, perché quello di prima era un rosa freddo. Poi il 45, che è quello che indosso io ora, ve lo faccio vedere, e anche questo era, questo è più mozzato di quell'altro, eccolo qui, e questo è un rosa, bellissimo rosa scuro.
Ovviamente sempre nude, però è un rosa un po' più scuro. E questo inizia a essere preferito. E poi abbiamo il 46, che invece è proprio marroncino. Sempre nude, ma è marroncino. Vi devo fare un po' di prove con tutti i nude che ho della MAC. Vi faccio un po' di dupe. Certo, quelli che ho io sicuramente una buona parte sono matte, quindi il finish sarà differente, però se il colore è uguale ci può aiutare. Ci aiuta soprattutto nel costo. Questi costano intorno agli 8 euro e qualcosa, se non erro. Ecco qua. È bellissimo. E che altro? Basta. Mi sono limitata, sono stata brava. E comunque ho speso un sacco di soldi. E... no, però c'era un'offerta. Se non erro c'era un'offerta ieri alla Coin. Non mi ricordo. Comunque... ah, no! Alla Coin no. Però avevo un coupon del 10% sulla... me lo sono trovato sulla card della Sephora. Quindi subito, immediatamente, l'ho speso per la Vice 4. E niente, basta, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcuno o tutti nude, quindi siete folli come me della collezione Nude Collection di Kate, e fatemi sapere se avete trovato la Mary Berry e se vi è piaciuta. A me dà molto senso natalizio, un po' molto dato dal nome, però questo package quando c'è l'oro ricorda sempre un po' il Natale. Fatemi sapere se utilizzate questo top coat, se non ho fatto un acquisto sbagliato, se veramente un acquisto positivo funzionerà, perché quello che sto usando... E niente, basta. Questo è tutto, mille baci baci e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ne potevo più, ma ce l'ho fatta fino all'ultima goccia. Yeah!